Federica Massimelli, amministratore delegato di Bersano, presidente di Bersano anche. Siamo qui al Vinitaly, al 55esimo Vinitaly di Verona, per parlare intanto delle nuove etichette dei vostri metodo classico e anche di una novità su un rosso importante. Sì, buongiorno, è vero, abbiamo delle nuove etichette quest'anno oltre a un nuovo stand. 55 anni di presenza al Vinitaly sicuramente sono importanti per il mondo vinicolo e importanti per Bersano. Accennato a una nuova Barbera, è vero, Bersano e Barbera sono un'unica cosa. Quest'anno lanciamo una nuova Barbera, una Barbera fresca, una Barbera immediata, vinificata totalmente in acciaio, una Barbera d'asti, preciso, proveniente dalle nostre quattro cascine, e è un po' una Barbera che ha molto profumo di frutti rossi, e che è proprio questo che lo rendano un po' perfetto per le belle occasioni. Però, se posso dire, ecco, c'è il nome di questa Barbera, è un nome particolare che evoca diverse cose, no? Quattro sorelle, Barbera d'Asti Bersano, quattro sorelle. Quattro sorelle perché la proprietà oggi è in capo a quattro sorelle. Quattro sorelle che hanno sempre avuto la passione del vino, inculcata da prima dai nonni, ma poi soprattutto dal papà Ugo e dalla mamma Teresita. Questa passione per la terra, passione per i vigneti, passione per il Piemonte, posso dire. Papà è sempre stato un grande appassionato dei terreni, il suo hobby era quello proprio di girare per le cascine e accorpare alla Bersano tanti bei pezzi di Barbera d'Asti. Allora ci sembrava giusto questa passione trasmetterla anche ai nostri amici, trasmetterla ai nostri clienti, e abbiamo creato così questa Barbera d'Asti, quattro sorelle, per ogni occasione, ma soprattutto per brindare a un territorio, per brindare al Piemonte. E anche alle donne però. Anche alle donne. Non dimentichiamo che il 2023 è l'anno della donna. E chi meglio poteva rappresentare la Bersano con quattro donne? Io e le mie sorelle, Fulvia, Orietta e Paola, siamo tutte a capo della Bersano, e ci sembrava giusto quindi le quattro sorelle avere anche una Barbera d'Asti.